Quarta battuta d'arresto consecutiva per il Vasto Girardi che cede sul terreno del Monte Rotondo con il più classico 2-0. Il bel giocattolo degli anni scorsi in Alto Molise non sembra più funzionare in questo scorcio iniziale di torneo. Da una palla lunga in verticale dalla retroguardia romana nasce la prima rete che trova Cantiani solo negli ultimi 16 metri a finalizzare la perfetta sponda aerea di Napoleoni. Nulla da fare per il portiere ospite Cerroni al minuto 12 trafitto nell'angolo più lontano. Il Vasto Girardi non punge e si fa vedere solo al 35esimo con Cesaroni su assist di Fontana, ma la palla sfila sul fondo. Al cambio di campo per i locali, di nuovo Cantiani cerca il raddoppio personale dal limite dell'area. Cerroni evita il raddoppio, ma al quarto d'ora della ripresa arriva il colpo del KO per Ruggeri e compagni. Napoleoni allarga sul fianco destro per il difensore esterno Malvestuto e va a chiudere il triangolo all'interno dell'area con una perfetta girata di testa che anticipa le intenzioni del portiere Cerroni per il 2-0. Conclusivo dei padroni di casa. L'ultimo acuto della contesa è sui piedi di Salatino per gli ospiti. Gran tiro dalla distanza, ma la sfera esce di un niente al lato del legno. Difeso dall'estremo Benvenuti. Con i 3 punti, la formazione laziale allenata da Polverini sale a 7, staccando in coda al raggruppamento F proprio l'11 di Alessio Bifini.